ci sono problemi di tempo massimo. 15 km al traguardo per la testa della corsa. Ribadiamo, la salita conclusiva comincerà ai meno 9 km. Con pendenze tra il 4 e il 7%. Il primo è in falso piano e poi a 8 comincia la salita dura. Eccolo qua Garzelli, molto molto magro, un chilo in meno rispetto a quando vinse il Giro d'Italia nel 2000. Particolarmente tirato. Adesso un suo compagno gli ha passato una borraccia. Il patron della Vuelta, il Giro di Spagna, il signor Cordero. Vuelta che si svolge nel mese di settembre. Ancora un minuto circa il ritardo del gruppo. Possibilità praticamente nulle per i fuggitivi, anche se tra loro c'è un forte corridore come Incapì, anche se c'è un buon scalatore come Ivan Ramiro Parra, anzi Parra Pinto per citare esattamente il suo cognome. In bicicletta Incapì è praticamente perfetto come stile. Pancani, a te la linea. Ammiraglia Lampre, Martinelli, dunque tattiche particolari per questo arrivo, per questo finale che sembra adattarsi in maniera speciale per Cunego. Ma è adatto a quasi tutti gli scalatori, perciò noi cerchiamo di tenerlo, davanti, anche perché ho visto che ad un certo punto non prendeva più in mano la situazione nessuno, comunque sono tutti lì davanti, credo che stiano quasi tutti bene gli avversari di Damiano, perciò non toccherà a noi sicuramente a fare la corsa. Si diceva oggi al ritrovo di partenza quasi una partita a scacchi, sarà molto importante vedere chi si muoverà e soprattutto chi si muoverà per primo. Sì, credo che sarà proprio così, sicuramente ci sarà battaglia perché c'è di mezzo la maglia rosa, c'è di mezzo guadagnare qualcosa anche in classifica, però ci sono parecchi corridori che sono davanti con primari e che non molleranno e che potrebbero condizionare veramente la corsa. Grazie a Martinelli e a te Auro. Non tocca a noi far la corsa, che discorso è? Sono tutti lì davanti, c'è Cunego che deve recuperare una cinquantina di secondi a Di Luca, almeno la buono cercherà di conquistarlo Cunego. Cunego per adesso ha corso benissimo, lui e la squadra, secondo me sono quelli che hanno speso meno di tutti gli altri, la Liquigas ha lavorato tanti, attenzione ha bucato Simoni, foratura per Simoni, adesso sarà atteso dai compagni di squadra. A te Francesco. Esatto, proprio così, foratura per Simoni, si è fermato un compagno di squadra per dargli la ruota della sua bicicletta senza attendere l'ammiraglio, adesso è atteso da altri due uomini della Saulnier Duval che lo stanno aiutando a rientrare in gruppo, deve recuperare ancora un 150 metri Simoni. Il problema è che il numero dell'ammiraglia Saulnier Duval è il 16 perché le ammiraglie sono in fila in base alla classifica generale. Avere l'ammiraglia numero 1 è un vantaggio perché il direttore sportivo ed il meccanico si accorgono prima di un eventuale incidente. C'è radiocorsa, ma per Simoni qualche secondo in più è stato perso proprio perché l'ammiraglia era molto indietro. Ci sono comunque fermati ad aspettarlo due uomini, adesso lo aiuteranno a rientrare. Mi sembra che ci sia Mori in questa operazione di rientro. Gomez, Littu. E Gomez. Chiamato Littu dai compagni di squadra e dal direttore sportivo. Però adesso c'è ancora un po' di pianura e come vedete è già rientrato il gruppo che non è composto da 190 corridori. Non ci sarà problemi a rientrare ma soprattutto a tornare davanti. Pancani. Allora siamo in un tratto molto stretto di strada, magari attendiamo ancora un attimo e poi potremo fare qualche battuta con l'ammiraglia della Liquigas. E per fortuna che non tocca la Lampre Fondita, il secondo Martinelli fare la corsa oggi, sono tutti lì davanti gli uomini di Damiano Cunego.
Ed è normale, perché è una salita secca, dura fin dall'inizio, è importante imboccarla davanti. C'è Marco Marzano, c'è Marzio Bruseghin, c'è Paolo Tiralongo, c'è Paci Vila. Forte. Squadra forte la Lampre. Molto forte. Francesco, a te. Eccoci adesso con l'ammiraglia Liquigas, Stefano Zanatta con Danilo Di Luca, uno degli uomini più attesi oggi. Diceva Martinelli, non tocca a noi fare la corsa, eppure tutti gli uomini Lampre sono davanti. Una partita a scacchi, la mossa Liquigas. Ma credo che noi siamo partiti questa mattina per cercare di farla invece la corsa, come credo sia giusto. Abbiamo degli uomini che stanno bene, Danilo l'ha dimostrato e Pellizzotti allo stesso modo. Ora vedremo se avranno le gambe, abbiamo cercato di controllarla assieme alla Lampre per tutto il giorno e in questa salita finale sicuramente il più forte riuscirà a spuntarla. Credo che darà una bella scossa anche per la classifica finale. Cercando di prevedere le varie mosse appunto di questa partita, su questo scacchiere di questa decima tappa, chi si muove e chi si muove per primo secondo te? Ma credo che gli uomini più lontani in classifica sono i primi a muoversi, con credo che Simoni, avendo un ritardo abbastanza importante e comunque a due minuti di ritardo da Di Luca, che non aspetterà l'ultimo chilometro. Sono parecchio anche loro in condizione con Ricò, soprattutto per la tappa dell'altro giorno, e quindi vorranno riscattarsi da questa piccola defaillance che hanno avuto, e credo che sarà la battaglia già dal primo chilometro di salita. Grazie a Zanatta. Intanto foratura per il ceco František Rabon, uno dei due uomini che ha aiutato la maglia rosa Pinotti nell'ascesa al GPM di Campi, l'altro è il figlio di quello là, come diceva Gimondi, vale a dire Axel Merckx. Si sta costeggiando il torrente Polcevera, che è formato dagli affluenti piccolini, il torrente Verde e il torrente Ricò. Lo ribadiamo a titolo di curiosità. Sta rientrando Rabon dopo una foratura, mentre Pere Squapio si mantiene in coda al gruppo. Si è tolto gli occhiali Damiano Cunego, vuol vedere bene. Vila davanti a lui, Tiralongo. Sono avanzano gli uomini Liquigas, Noè, c'erano Pellizzotti, anche Nibali e Di Luca. 10 chilometri al traguardo per il gruppo, un minuto da recuperare. In questi ultimi chilometri i fuggitivi hanno mantenuto lo stesso vantaggio sul plotone, ma perderanno da adesso in poi. Abbiamo visto anche i massaggiatori della Liquigas che hanno passato qualche borraccia ai propri corridori. Tra un po' ci siamo. 9 chilometri all'arrivo. Questa è la strada tra Ponte Decimo e Bolzaneto. Qui comincia il falso piano. Qui a destra c'è la sede del quotidiano locale, il Secolo XIX, e là in cima il santuario sul Monte Figogna, santuario Nostra Signora della Guardia. Garzelli, dietro di lui Angel Gomez, che sta cercando di tenere davanti Simoni. Adesso vanno più piano rispetto ai corridori che inseguono. Pinotti è stanco ma è ancora lì, sta cercando di guadagnare qualche posizione, ma sarà fatale questa salita per lui. Outsider, l'abbiamo visto con il 101, Pietro Cauchioli, ottimo scalatore della Crédit Agricole. Anche Davide Rebellini è presente in gruppo, anche se forse in calo di condizione rispetto alle classiche delle Ardenne. Non si sa ancora che nome verrà posto sulla maglia rosa, è pronta, ma lo sapremo tra 25 minuti. Anche perché una classifica, Davide, tutto sommato corta, sì. Ci sono ben 15 corridori in 4 minuti. Codolla, Charlie Vegelius, Marzano e Gilberto Simoni. C'è anche Paolo Savoldelli,
che rimane a ruota di Eddie Mazzoleni, suo compagno di squadra. È cominciata la salita, meno 8 km al traguardo per i battistrada. Adesso c'è una strettoia e subito rampe al 9%. Proprio qui, 7 km e 800 metri al traguardo. Baliani sempre al comando. Corridore perugino di Trevi. Charlie Vegelius, il britannico della Liquigas, a lui il compito di tenere alto il ritmo nei primi chilometri di ascesa. Poi si sposterà e arriverà in ritardo, ma per lui la tappa finisce tra poco. Deve dare tutto finché ce la fa. Naturalmente Francesco Pancani ci può chiedere la linea in qualsiasi momento se ci dovessero essere delle defezioni e dei corridori importanti che si staccano. Siamo tornati sulla testa della corsa. Ed il gruppo adesso ha cominciato il tratto più duro. Tante curve, diversi tornanti. La Liquigas con 5 uomini nelle prime 7 posizioni, quindi cercherà di fare a tutta il primo pezzo. Di Luca, Nibali e Pellizzotti sono i migliori scalatori della formazione diretta da Stefano Zanatta. Mihojevic. È partito Parrapinto. Prova a fare il vuoto il colombiano. Questa è la testa della corsa. Cerchiamo di accompagnarvi, cari telespettatori. Ivan Ramiro Parrapinto è al comando dal chilometro 72. È uno dei 6 artefici della fuga che ha caratterizzato questa frazione. Prova ad andarsene tutto solo, Parrapinto. È partito molto forte e in testa al gruppo sempre Charlie Vegelius con Mihojevic in seconda posizione. Pancani, si è staccato qualcuno? Si stanno staccando alcuni uomini della Saunier Doval, anche Rabon che aveva fatto uno sforzo incredibile per rientrare in gruppo, lo ha riagganciato proprio quando la strada ha cominciato a salire, dunque non ha retto il ritmo, nessuno però degli uomini di classifica. Si è staccato la Verde. Questi è Rubens Bertogliati, buon cronomen, ma uomo di fatica in questo Giro d'Italia, gregario di Simoni e di Riccò. Qui siamo nell'abitato di Geo. Anche Angel Gomez. E siamo in meno 7, non ce la fa Bettini. Molla Bettini. A questo punto, non facendo classifica, Bettini arriverà con 5 o 6 minuti di ritardo. Ma non è un problema per lui, il suo obiettivo è cercare di vincere almeno una tappa. C'è riuscito nelle ultime 2 edizioni del Giro e crediamo ce la potrà fare anche quest'anno. Rivediamo il momento in cui è partito Ivan Ramiro Parra. Adesso Spezialetti, si è spostato Charlie Vegelius, Spezialetti guarda per vedere cosa fa Di Luca. E c'è Garzelli in seconda posizione, la maglia rosa sta scivolando, cerca di tenere duro Marco Pinotti, ma è davvero complicato per lui questo finale. Rapporto agile, è un passista Pinotti, non è certo uno scalatore. Anche Davide Rebellin si stacca. Lo vediamo con Mario Arz, hanno in comune Arz e Rebellin il fatto di aver vinto la Freccia Vallone in carriera, Rebellin 2 volte, Arz 1 volta. Pancani, a te. È rimasto Facci a cercare di guidare su per questa salita, in questo tratto davvero molto impegnativa il campione del mondo Paolo Bettini, che però ha perso contatto e ha perso contatto anche Zabrinski, uno degli uomini di classifica della CSC, poco più avanti rispetto all'americano, la maglia rosa di Pinotti. Parrapinto a 15 secondi di vantaggio su George Incapì. Il gruppo è segnalato a una quarantina di secondi. Gran lavoro del teramano Spezialetti. Anche Savoldelli mi sembra che stia pedalando con una certa agilità. Per il momento sì, Spezialetti continua a voltarsi indietro, continua il forcing
del corridore abruzzese, c'è anche David Arroyo della Ches de Parnia. Garzelli sempre in seconda posizione con Riccò che in questo momento è dietro a Gilberto Simoni. Il gruppo sta recuperando a vista d'occhio, meno di 30 secondi il margine di Ivan Ramiro Parra e per Pinotti si tratta di un momento durissimo. Eccolo qua, Giorgi Incapì è sempre secondo ma sta per essere agguantato dal gruppo che sta salendo a un'andatura molto più rapida. Ci fermiamo per qualche istante. Il grande ciclismo sceglie Skoda. Regolazione di Ivan Ramiro Parra, uomo di classifica della formazione Cofidis, ma il suo vantaggio sul gruppo è ridotto a una quindicina di secondi. Sta per essere agguantato George Incapì. Ecco il momento del gruppo che arriva su Incapì. Quindi gruppo selezionato ma compatto all'inseguimento di Parra Pinto, raggiunti gli altri ex fuggitivi. Attenzione di giornata, a te Pancani. Sì, allora Incapì che è stato ripreso e superato dal parte di Luca, scusami Francesco, parte Danilo Di Luca, il forcing del capitano della formazione Liquigas, ha rotto gli indugi Danilo Di Luca, rapporto agile e cerca di fare il vuoto. È partito prestissimo, vuol dire che sta davvero bene, sta salendo con un rapporto molto agile, velocità elevata per lui, ha guardato indietro per vedere se c'è reazione da parte del gruppo, potrebbe adesso andare in testa Vila, corridore della Lampre Fondital che abbiamo visto che era nelle prime posizioni del gruppo rimasto. 5 chilometri al traguardo, Danilo Di Luca all'inseguimento di Ivan Ramiro Parra. E presto ce la farà Di Luca ad occupare la testa della corsa. Vediamo se qualcuno riesce a rispondere. Pancani, a te. Ha perso contatto anche Perez Quapio. Ti volevo ricordare che di questo gruppetto con tutti i migliori in classifica fanno parte anche Popovic e Schleck. Adesso c'è Tiralongo con Riccardo Riccò in seconda posizione. Riccardo Riccò sembra che stia bene, guardate che controlla la posizione di Simoni. Ecco, secondo me adesso sta chiedendo a Simoni cosa devo fare, devo mettermi in testa a tirare o devo cercare di andarmene. Proprio adesso i due si stanno parlando, lo hanno fatto e vedremo quel che farà adesso Riccò. Questi sono Tiralongo, poi Pellizzotti, Riccò e Simoni, davvero bella l'immagine di Riccò che andava a cercare la sagoma di Simoni, dava l'impressione Riccò di avere forze per tentare un inseguimento a Danilo Di Luca, ma ha rispettato le gerarchie. Sì, non sa cosa fare, non sa se attaccare, non sa se mettersi in testa, sta di fatto che la Sunier Duval è ancora con quattro corridori, perché oltre ai due c'è anche Piepoli, mi sembra, e Diban Maio. Superato il cartello, meno 5 al traguardo e Parra prova a restare con Danilo Di Luca, però non fanno il vuoto, mi sembra addirittura che Di Luca non insista nella sua azione. Ha paura e adesso si è rialzato, sta aspettando, mancano ancora 5 chilometri, sono tanti, si è accorto che dietro sta tirando la Lampre Fondital e quindi per il momento ha rallentato l'andatura. C'è ancora Emanuele Sella della squadra Panaria e c'è un grandissimo gregario che risponde al nome di Paci Vila. È lui che ha tenuto alto il ritmo del gruppo per scortare Damiano Cunego verso i chilometri conclusivi. Eh sì, Cunego per il momento sembra che voglia aspettare la volata. Danilo Di Luca invece, quando si è spostato Spezialetti, ha pensato bene di partire, c'è stato questo allungo deciso ma subito dopo ci ha ripensato e ha rallentato. Non vedo più la divisa stana di Paolo Savoldelli, forse c'è, è in coda questo gruppo principale. Pancani, dacci conferma, grazie. No, Paolo Savoldelli è nel gruppo dei migliori, nella parte finale, ma c'è, si sta cercando di ricongiungersi anche Marzio Bruseghin, avrebbe così un uomo in più Cunego. È Piepoli! Leonardo Piepoli, il trullo volante, l'anno scorso vinse due tappe
in montagna. È una salita giusta per lui, è una salita dura, 9%, rivediamo lo scatto di Piepoli quando al comando c'era Tiralongo. Leonardo Piepoli, classe 1971, nato in Svizzera, figlio di emigranti ma pugliese a tutti gli effetti, viene da Alberobello. Leonardo Piepoli è rientrato nel gruppo ridotto a una quindicina di unità Danilo Di Luca, che era stato il primo ad attaccare tra gli uomini di classifica. Come ci ha riferito Francesco Pancani, c'è anche Popovic, qui siamo su Vila, compagno di squadra di Damiano Cunego, c'è anche Nibali. C'è Andy Schleck con il numero 183 e c'è sempre Mazzoleni con Paolo Savoldelli. Mentre Garzelli mi sembra in questo momento in leggerissima difficoltà, lo vediamo adesso con Mazzanti e c'è anche il giovane Pozzovivo. Scalatore della Panaria, Rebellin e Bettini staccati. Come abbiamo riferito prima, Bettini non fa classifica e dal momento che non è riuscito a stare con i primi si è rialzato e sale tranquillo fin sul traguardo. Poi sarà interessante conoscere il reale motivo della rinuncia all'attacco di Danilo Di Luca. Non sappiamo se sia stata una scelta oppure se abbia capito che le forze stavano per finire, quindi ha detto: è inutile che rischi di bruciarmi. Sì, ha avuto paura perché è scattato benissimo, poi non so il motivo ma ha preferito rialzarsi. 1 minuto e 5 secondi in ritardo di Pinotti. Danilo Di Luca accanto a Riccardo Riccò. Sembra che stia bene Riccò, almeno la faccia dimostra questo. Damiano Cunego, Sella, Mazzoleni e Savoldelli. Maglia rossa per Garzelli, le due maglie azzurre sono quelle di Savoldelli e Mazzoleni. C'è ancora Yevgeny Petrov della Tinkov, lo vediamo sulla destra. L'uomo CSC è Andy Schleck. Ritardo di Bettini. 2 minuti in ritardo di Paolo Bettini, ma d'altronde è un dato questo che ha poca importanza. Sia Bettini che Rebellin hanno perso contatto dopo 3 chilometri di salita. Leonardo Piepoli, 15 secondi il margine. Attenzione, di Piepoli. Mi sembra che sia partito Sella, Ceramica e Panaria. Pancani a te. Sì, esatto, proprio Sella, l'uomo che cerca adesso di lanciarsi all'inseguimento di Piepoli. Schleck, l'allungo del corridore lussemburghese, Andy Schleck, è partito forte. Fortissimo, è partito davvero forte e sta superando Emanuele Sella, almeno in questo momento lo sta prendendo e adesso lo supera. Sella sta cercando, cercherà di mettersi nella scia di Andy Schleck, che è partito come una freccia. Compirà 22 anni il mese prossimo, è un talento del ciclismo, figlio e fratello d'arte. Come ci aveva riferito Gimondi, il papà degli Schleck era un ottimo gregario di Ocaña alla Bic. Frank Schleck l'anno scorso vinse sull'Alpe d'Huez e l'Amstel Gold Race. Andy Schleck, il ragazzo di famiglia, sta ripercorrendo le strade migliori. E non è una sorpresa, già quarto a Monte Vergine, ne hanno sempre parlato un gran bene, lo stesso Frank, suo fratello maggiore, ha detto: Andy è più forte di me. Sella con Schleck all'inseguimento di Leonardo Piepoli. Pancani. 3 chilometri all'arrivo per il gruppetto con tutti gli uomini più attesi, hanno perso contatto Parrapinto, Tiralongo e Bruseghin. Rimane nella parte finale di questo gruppetto Paolo Savoldelli, insieme adesso è accanto a Garzelli. Savoldelli deve difendersi, non è una salita per lui questa, ma mi sembra che per il momento lo stia facendo molto bene. Adesso c'è la reazione del gruppo. Sai, questa non è la salita di Montevergine, qui il duro arriva nel finale, non è facile recuperare. Notate Schleck che abbandona la compagnia di Sella, a un altro passo il lussemburghese. Bella la sua pedalata, adesso sarà un po' più arduo per lui raggiungere Piepoli, però può riuscirci perché Piepoli è lì a pochi secondi.
E dire che un mese fa in casa CSC ci avevano riferito della partecipazione di Andy Schleck, avevano detto Riss e soci, sì, Schleck farà il Giro d'Italia, starà lì 10 giorni, cercherà di fare esperienza. Alla faccia dell'esperienza, sta dando lezioni di ciclismo. Mai Andy. Credere ai direttori sportivi. Andy Schleck adesso ha nel mirino Leonardo Piepoli. Pancani a te. Sta perdendo contatto Garzelli e sta perdendo le ruote del gruppetto dei migliori anche Mazzanti. Si vedeva che Garzelli non aveva più la brillantezza dei primi chilometri di questa salita. Tornante, Garzelli in difficoltà, aumenta la velocità del gruppo inseguitore, si stacca anche Pacivila. Pacivila aveva tirato per 4 chilometri. Schleck dovrebbe avere nel mirino, è lì a pochi secondi da Leonardo Piepoli. Andiamo a vedere Savoldelli, mi sembra che sia lui in coda al gruppo inseguitore, anche lui mi sembra in leggera difficoltà. Vedete, Schleck è ormai a una cinquantina di metri da Leonardo Piepoli, lo noto questo dal monitor di servizio, ma torniamo da Pancani. Per confermare quello che stava dicendo adesso Davide Cassani, vale a dire che nell'ultima posizione di questo gruppetto c'è Paolo Savoldelli. E rischia perché adesso, però vedete adesso sta cercando di recuperare Paolo Savoldelli a ruota di Davide Arroyo. Il gruppo è composto da Savoldelli, attenzione, Simoni, Maio e Riccò. Riparte Danilo Di Luca. Cerchiamo di accompagnare i nostri telespettatori, ecco con le immagini dall'elicottero, un altro forcing di Di Luca e Riccò continua a voltarsi per vedere se Simoni ha energie per tenere la ruota. Ha continuato a guardare indietro Gilberto Simoni nella scia di Riccardo Riccò, il secondo attacco di Danilo Di Luca, adesso ha un punto di riferimento là davanti, Andy Schleck ancora di più. A 20 metri Piepoli. 1,6 km ancora per la testa della corsa. Leonardo Piepoli si volta, sta arrivando Andy Schleck, mentre Di Luca vuole distanziare anche oggi Damiano Cunego. Cunego adesso è rimasto solo all'inseguimento, non ha compagni di squadra, voglio dire. A te Pancani. Pozzovivo e Maio hanno perso contatto, si mantiene sempre in ultima posizione di questo gruppetto, ci sono davvero tutti, ma proprio tutti i migliori, Paolo Savoldelli che adesso sta cercando di risalire affiancato lo spagnolo Arroyo. È partito Arroyo. Simoni è riuscito a togliere di ruota Riccardo Riccò, ma davvero un bravo a Riccò che ha rispettato le gerarchie in seno alla squadra. Di Luca in terza posizione all'inseguimento di Di Luca, eccolo qua con il numero 21 e la maglia gialla c'è Gilberto Simoni, zona transennata ormai per Piepoli che ha pochi metri sempre, Schleck raggiunto Schleck da Danilo Di Luca, 1,3 km. Mentre dietro a Simoni c'è Popovic. Non molla il trullo volante. Sembrava dovesse cedere da un momento all'altro, eccolo. Questi è Jaroslav Popovic, il capitano della Discovery, poi, e poi Riccò. Riccò che adesso sta faticando ma sta tenendo dietro Damiano Cunego con Pellizzotti. Pancani. Anche Petrov ha perso contatto e stiamo seguendo sempre Paolo Savoldelli insieme a Arroyo, lo scatto poi, come ha ricordato Cassani, di Popovic. Popovic con Riccò, qui invece siamo con Di Luca ed Andy Schleck, ultimo chilometro, quello più duro, 13-14% le pendenze, fin sul traguardo. Leonardo Piepoli, la maggior parte degli anni per la causa Banesto, questa è la sua carriera da professionista, diverse vittorie in Spagna l'anno scorso, ha cominciato a vincere anche al Giro d'Italia. Leonardo Piepoli, scalatore puro. Francesco, a te. Proprio sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, Cunego con Arroyo e Savoldelli e Sella stanno per riprendere Popovic. Eccolo qua, Damiano Cunego, Pellizzotti, c'è Savoldelli e c'è anche Andrea Noè, che dovrebbe vestire la maglia rosa al termine della tappa odierna.
Tiepoli al comando di Luca Endischleck e poi Simoni. E a pochi metri Gilberto Simoni. 6 ore 17 di gara. Tutto un altro Simoni rispetto a quello di Montevergine. È un diesel. Non molla mai il vecchio Gibo. Avete visto le ruote, quella davanti diversa rispetto a quella dietro, proprio per la foratura che ha avuto negli ultimi 10 chilometri. Ruota in carbonio davanti, dietro invece una ruota diversa. Massima concentrazione per Danilo Di Luca. Il vantaggio di Piepoli è minimo, ma potrebbe farcela. Riccò e Popovic sono stati ripresi da Damiano Cunego, mentre Piepoli è avviato verso la vittoria. Staremo a vedere se Di Luca riuscirà a riprenderlo in questi ultimi 500 metri. Leonardo Piepoli. Come? Qui non sembra, ma le pendenze sono del 12-13%. Si sarà voltato 100 volte Leonardo. Classe 1971, uno dei più esperti del gruppo, l'anno scorso vincitore di 2 tappe. Non ci saranno comunque ritardi pesanti, vedete, questo è il gruppetto con Cunego, Riccò e Savoldelli, e ai 400 metri dal traguardo sta per completare la sua personalissima avventura Leonardo Piepoli. Guarda qui la cattiveria, la grinta di Danilo Di Luca, che anche oggi guadagna secondi preziosi sui diretti avversari, i rivali. Ce la fa Leonardo, è accolto da un boato Leonardo Piepoli, corridore umile al servizio della squadra, sempre e comunque, ma quando ha via libera in salita fa molto male. Leonardo Piepoli vince. Arriva Danilo Di Luca. Di Luca, tra coloro che ambiscono a vincere questo Giro d'Italia, si è dimostrato anche oggi il migliore. Il ritardo di Danilo Di Luca, 17 secondi, cui vanno aggiunti 12 secondi di abbuono. Arriva in terza posizione un brillantissimo Endischleck. Stremato Schleck, e poi Simoni perde 15 secondi Simoni da Di Luca. Arrivano Riccò, Savoldelli e Damiano Cunego, e poi Pellizzotti. A te Alessandra. Non hai voluto parlare, non hai voluto dire nulla. No, non ho avuto il tempo, eravamo in fretta e Givo come al solito è lui il mio angelo custode, perché mi ha detto prova deciso, al massimo poi un po' di selezione, e invece sono riuscito ad andare, si vede dietro si sono un po' guardati, e anche il fatto di essere fuori classifica o di non puntare la classifica, questo sicuramente aiuta in questi casi. Vai, hai ricevuto intanto i complimenti di Danilo Di Luca, che è passato alle sue spalle, e tra pochissimo abbiamo qui anche Gilberto Simoni e Riccardo Riccò. Riccardo, bravissimo. Ti sei comportato come avevi detto stamattina, tutti per Gilberto Simoni, ti sei girato più volte, hai guardato dietro per vedere se è partito il capitano. Sì, quando è partito Di Luca ha fatto uno scatto secco, ieri sono andato dietro, poi ho visto che Simoni non c'era, l'ho aspettato, l'ho lanciato come potevo e poi dopo ci ha pensato lui. Comunque abbiamo una grande squadra in salita, l'abbiamo dimostrato, e il giro è iniziato oggi è stata una tappa durissima. Siamo partiti fortissimo e alla fine qua erano tutti stanchi. Abbiamo Simoni, abbiamo tempo? Sì, abbiamo Simoni. Gilberto, vi ho detto, aspettatevi delle sorprese. La sorpresa che è vista, abbiamo visto un Simoni competitivo. Ma io credo che Piepoli non è una sorpresa, però, no. Però per noi è un bel regalo. E ha fatto quello che volevo e Riccò ha fatto veramente un bel lavoro. Io ho dato il massimo, sicuramente questi giovani ci sono, però non mi ha sorpreso nessuno, perciò ne avremo ancora delle belle. Il giro comincia adesso? Il giro è cominciato già da un pezzo, perché la fatica è tanta. Diciamo che di battaglia
ce ne sarà giorno per giorno. Si è cominciato a vedere un assaggio oggi? Sì, vabbè, qualche morso. Ok, Auro. Intanto annunciamo in via ufficiale che Andrea Noè, il corridore più vecchio del Giro d'Italia, con i suoi 38 anni, è la nuova maglia rosa. Andrea Noè è arrivato con un ritardo di 50 secondi, 52 secondi da Leonardo Piepoli in decima posizione, ed è lui a sfilare la maglia rosa a Pinotti. Notate le difficoltà di Pinotti per raggiungere la zona del santuario. Ha dato tutto quel che poteva Marco Pinotti. Guarda la fatica. Ma contro le pendenze così aspre non c'è niente da fare, bisogna avere altre doti. Sì, già in difficoltà fin dai primi chilometri, Noè sta realizzando un altro sogno. Non è una novità per il corridore lombardo di Magenta, Noè, che conquistò la maglia rosa nel 1998, vinse la tappa di San Marino e la tenne per un giorno. Quindi questa è la sua seconda maglia rosa. Ordine d'arrivo ufficiale, dunque Leonardo Piepoli, 36enne atleta della Sonia Duval, vince questa decima. Ti sei stato bravissimo. Leader della classifica generale è Andrea Noè. Restate con noi, processo alla tappa con Andrea Fusco e i suoi ospiti. Grazie intanto per la vostra attenzione. Il processo alla tappa che oggi sarà ovviamente incentrato su questo cambio di classifica, ma soprattutto sulle tattiche adottate dalla Lampre Fondital e dalla Liquigas, e soprattutto da questa grande alleanza in casa Sonia Duval tra Ricò e Gilberto Simoni. Eccellente il comportamento, secondi importanti per Di Luca, ma da non trascurare neanche questo evento con Andrea Noè, che diventa la più anziana maglia rosa del Giro con i suoi 38 anni, tra pochissimo. Dunque abbiamo il tempo, Davide Cassani, di rivedere quanto successo sulle rampe genovesi. Un Danilo Di Luca che sembra abbia fatto il bello e il cattivo tempo. Forse poteva arrivare da solo, ma a un certo punto ha preferito aspettare il gruppo per poi dare la botta nell'ultimo chilometro. Partito subito dopo il lavoro di Spezialetti. Intanto eccola qui la nuova classifica generale. Di Luca è partito subito, ma ha avuto il timore che fosse troppo presto, si è rialzato, ha aspettato il gruppo, quel che rimaneva del gruppo, e poi ha dato un'altra botta negli ultimi 3 chilometri. Ha guadagnato secondi. Questo intanto è Noè, la nuova maglia rosa. Abbiamo visto veloce è stato Giovanni Visconti, secondo Kunishki, terzo